Adesso è arrivato il momento della cerimonia della consegna dei premi. Inviterei ciascuno di voi comunque ad attendere e partecipare ovviamente al momento dedicato a tutte le persone che in questo momento saranno comunque premiate, anche perché seguirà proprio il discorso, ma anche e soprattutto io lo chiamerei l'abbraccio da parte della nostra presidente Loredana Albano al termine, e potremo apprezzare anche la nostra artista Antonella anche con un brano musicale. Quindi davvero diamo lustro a tutti coloro i quali hanno preso parte al premio. Cominciamo con la sezione Giovane Poesia e la segnalazione con la poesia In Cielo alla Notte di Giuseppina Mangione di Corato in provincia di Bari, e con la poesia Nido di Giugno di Alessandro Pazzaia di Roma. Legge le poesie e le motivazioni la professoressa Maria Teresa Imbriani. Abbiamo ritenuto di segnalare queste due poesie perché nella sezione giovani c'era solo un premio previsto, e ma abbiamo ricevuto, diciamo, significative poesie, quindi per la pregnanza e la significatività di queste altre due poesie le abbiamo segnalate alla vostra attenzione. In Cieda la notte, io non ho i nomi, In Cieda la notte. In Cieda la notte, tanto attesa per sogni furtivi, laddove gli sguardi fuggenti del giorno danzano con tale grazia che il freddo dei corpi sembra sopirsi tra i sospiri. Il buio cela ogni paura, il sole tuona, squarcia ogni miraggio, e la quiete silente della notte si dissolve tra le braccia dall'alba, dai calori dolci e fallaci come miele che sull'orlo del bicchiere inganna l'amaro del farmaco. Possa la notte durare tutto il giorno, perché la luce infrange il sogno tanto atteso che il giorno disattende. Nido di giugno. Nido di giugno, madre di altre stagioni, te ne sei andata prima che potessi conoscerti. Non ti ho neanche dato un nome carino. Mi piaceva molto Lulù. Mi hai fatto l'occhiolino ed è venuta giù la grandine. Il giorno dopo, aria di vetro sul balcone, rami, piume, piccoli, frutto di un'immaginazione, pezzi di un sogno stirato fino alle fiamme. Saranno diventati grandi tutto in una notte. Giovani adulti con le ombre affisse sul cuore. Con il componimento Gian Leonardo, la vincitrice Nadia Monreale. Eccola, l'accogliamo. Prego, prego, vieni pure qui. Continuiamo con l'applauso, così vince anche un pochino l'emozione. Prego. Può guardare il nostro pubblico, legge la poesia e la motivazione il dottor Giampiero Perri. Buonasera a tutti, intanto consentitemi di porgere un cordiale saluto a tutti voi e ringraziare per avermi voluto nella giuria del premio Stoffi. Allora, Nadia Monreale per il componimento Giallo Nardo, motivazione, per l'espressione originale, per la ricercatezza del linguaggio, per la finezza del contenuto, dove non manca un significativo richiamo alla tradizione classica. Giallo Nardo. Mi incanti quando timido e vermiglio ti rintani dietro le foglie. Le curve imprevedibili delle montagne ti fai uno con il blu. Fuggi via, ora elegante e modesto, ma già so, ritorni domani e per sempre, per farti guardare. Consegnano il premio Alberto Stoffi e la presidente Loredana Albano. Nadia Monreale, se può venire al centro guardando il pubblico, così sei anche a favore di telecamera. Facciamo un applauso
ad Herberto Stolfi, ringraziando tutta la famiglia ovviamente per questa grande opportunità e questo dono di affetto che consegna a tutti noi. Nadia Monreale. Grazie ancora Nadia, grazie e buon cammino ancora per tante altre cose belle che siamo certi farai. E adesso passiamo al premio tradizionale come segnalazione con il componimento Come asini ciechi di Daniela Ippolito, che probabilmente non ha fatto in tempo a raggiungerci, Presidente, perché so che ha mandato dei messaggi, ha provato a fare del suo meglio, ma ahimè vediamo se magari dovesse arrivare più tardi, però la ringraziamo. E legge le poesie e le motivazioni la professoressa Maria Teresa Imbriani, così possiamo anche apprezzare questo straordinario lavoro. Grazie. Anche qui la significatività della scelta della poesia di questi brevi versi di questa giovane, adesso lo sappiamo anche noi di questa giovanissima autrice, e anche qui il premio Stolfi, sono tre premi, i colleghi poi leggeranno le tre poesie, abbiamo voluto scegliere anche questa perché nel centenario della nascita di Scotellaro questa poesia un pochino ci ha richiamato alla mente questa gioventù. Come asini ciechi i paesi. Come asini ciechi i paesi, d'estate scalpitano illusi in attesa del giogo nuovo. Grazie, grazie ancora, e poi nel frattempo insomma la Presidente so che custodirà gelosamente questo premio. E adesso è arrivato il momento di conoscere il terzo classificato con il componimento Sprezzanti sguardi di Salvatore Grieco di Prato, e non sarà presente per il ritiro, però leggiamo comunque le poesie e le motivazioni affidando al dottor Paolo Albano l'intervento. Prego. Anch'io naturalmente sono molto grato a Herberto per avermi chiamato a far parte di questa giuria, sono anche grato perché ha riunito tre compagni di scuola e che la cosa non guasta, poi nella platea ne vedo altri e quindi mi fa molto ancora più piacere essere qui. Questa poesia, la poesia si presenta notevole, sia dal punto di vista del metro, sia del lessico, sia dei contenuti. Composta da tre ottave formate da endecasillabi in rima, mette in scena, attraverso un lessico ricercato e molto evocativo, la condizione degli ultimi, contro i quali la malasorte accana e gli sguardi sprezzanti a loro rivolti. Leggo un'ottava. L'ira raffrena chi fiene di gruma e l'uscita nega alla costante assura che il corpo, non dell'anima, consuma. Pure il respiro ogni giorno è ostile, si povero, al povero Cristo che chiede sicura mossa ed essere trattato con gentile riguardo, a indegna città che incatena e maschera sorte e così poco affiena. Grazie. Grazie anche a Paolo Albano, e proseguiamo scoprendo il secondo classificato con il componimento Voci Lucane Terzo di Donato Lo Scalzo di Perugia, ritira un suo delegato Giovanni Velluzzi, che è lo zio se non sbaglio, lo accogliamo con un applauso, prego, può accomodarsi e legge la poesia e la motivazione il dottor Giampiero Perri. Voci Lucane. Insicura si culla una paura, forse quel suono cupo del suo nome. Lucania, luce, lupi, lustro, luoghi bruni, foreste di memorie a noi ignote, affacciate su un groviglio di fughe, di inutili risposte di speranze. E voce di scordata campana, il monito del tempo che passa. Quel ridicolo accovacciarmi al suo perdono perché non suona mai la parola dispersa in uno spazio confinato. E la vedi tornare ogni mattino
finestra aperta su orizzonti altri, su fuochi fatui sospesi di memoria, perché chi va per dove non è nato quasi mai trova la strada del ritorno. La poesia esplora radici dolenti e narra del suono della terra di origine percepita come spazio sfuggente e confinante insieme. La Lucania è nome evocativo e luogo cupo di memorie, ma sempre aperto su orizzonti altri, come nelle storie di chi se ne va e non riesce a ritrovare la strada del ritorno. Poesia dal verso libero, di 3 strofe combinate, con parole sapientemente intrecciate e piene di reciproci rimandi, ha un incipit oscuro ed una fine malinconica, ma sottilmente dischiusa alla vita, in un altrove che non perde mai il contatto con il fondo insicuro e misterioso di ogni nascita. Premia il sindaco Antonio De Luca e ringraziamo anche, associamo al sindaco anche la nipote di Giulio Stolfi, Nicoletta Stolfi. Facciamo un applauso e invitiamo Giovanni Velluzzi, prego, prego, si accomodi pure, per questo momento emozionante dedicato al secondo classificato. Ricordiamo il componimento Voci Lucane Terzo di Donato Lo Scalzo. Voltatevi per favore, ecco, guardiamo anche i nostri colleghi per questa foto, per questo momento ricordo. Fate pure gli applausi se desiderate, non vi preoccupate. Gli applausi sono anche belli perché poi accompagnano le emozioni di questa serata, soprattutto che stanno crescendo nel momento in cui ovviamente dedicheremo questo spazio principale a conoscere il primo classificato. Con il componimento Sei qui, la foglia appena calpestata di Angelo Taglioli di Voghera, legge la poesia e la motivazione il dottor Paolo Albano. Devo confessarvi che questa poesia è veramente molto bella. Eh? Sei qui. Posso? Sei qui, la foglia appena calpestata, il volo dei colombi che tremando s'aggruma sugli embrici di muschio della chiesa. Sei l'ora nella nebbia che batte e scuote. Come? Ah, il microfono, non so. Allora la ripeto, siete costretti. Prima motivazione. La poesia si presenta fortemente segmentata e ritmata attraverso l'uso dell'anafora. L'eleganza del linguaggio, le immagini ricercate, ma sempre sapientemente dosate, l'incalzare armonico del verso rendono la presenza dell'amata vitale e necessaria. Oh, vediamo un po'. Sei qui, la foglia appena calpestata. Il velo dei colombi che tremando s'aggruma sugli embrici di muschio della chiesa. Sei l'ora nella nebbia che batte e scuote il tempo della cenere nel giorno. Sei la luce accesa a dar coraggio all'ala di formica entrata nel riflesso di piombo degli specchi in una luminosa città. D'ambra e di stupore, sei scintille di selce, antico sangue che riaffiora in gola. L'isca di sogno e parola. Consegnano il premio Erberto Stolfi e presidente Giampaolo D'Andrea. Grazie, grazie al nostro primo classificato, complimenti. Prego, potete ancora farte questa emozione. Ovviamente dedichiamo ad Angelo Taglioli questo momento molto emozionante. Ecco, dopo la foto, presidente D'Andrea, io mi permetto di chiedere al nostro primo classificato di raggiungermi qui per ascoltare dalla sua voce la poesia. Che ne dice? Ci raggiunga, grazie. Sì, anche prego.
Proseguiamo con gli applausi e poi chiederei alla nostra presidente Loredana Albano di raggiungerci per questo momento e partecipare insieme a tutti i nostri ospiti. Insomma, ci eravamo salutati con affetto all'inizio, però penso che abbia portato bene questo. Prego. Buonasera a tutti, ci sente? Sì. Sono contento di aver fatto tribolare la giuria. No, voglio dire, se c'è tanti che scrivono, e scrivono evidentemente cose comuni, anche un comune sentire, vuol dire che è la strada giusta, certo, sì, sì, al di là dell'uomo, ecco, purtroppo. Io volevo, se mi permettete, visto che sono altre due brevi poesie, di leggervi anche le altre due, io ne ho mandate tre, oltre a quella che è stata dalla giuria premiata. Se non dovreste, ma sono brevi. Ok. Eppure avevo visto già il passaggio, ogni restringimento, tutto il vivo di spigoli del corridoio e in fondo il chiaro spazio-tempo della soglia, la porta invisibile del nascere. E dentro al labirinto della chiocciola, ancora così chiara la vertigine del nome e sulle spalle l'impronta del vasaio ed appena una bava di luce a trattenermi nel giardino. Sei qui, la foglia appena calpestata, il volo dei piccioni che tremando s'aggruma sugli embrici di muschio della chiesa. Sei l'ora nella nebbia che batte e scuote il tempo della cenere del giorno. Sei la luce accesa a dar coraggio all'ala di formica entrata dal riflesso di piombo degli specchi in una luminosa fissità d'ambra e di stupore. Sei scintilla di selce, antico sangue che riaffiora in gola, l'isca di sogno e parola. A volte anche le impronte scomparivano, si restava in tutta quella luce distesi nell'ascolto della neve per nasconderci, in un lento accaglio di sangue. Sotto un allume di cielo aspettavamo il latte della nebbia mischiarsi nella sera. Eravamo battesimo di parole e aria di croci profumate di fienile. Ricordi, era prima che iniziasse l'inverno, lì, nei pressi del perdono. Grazie. Complimenti.